Lunedì 12 agosto, presso la Villa Comunale di Palmi, si terrà la seconda edizione del premio Diritto, Cultura e Informazione, Esperienze di vita e competenze professionali a confronto. Ci ha raccontato i dettagli di questa iniziativa il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Angelo Rossi. È la seconda edizione di questo premio che, benché ancora giovane, è senza dubbio un premio particolarmente ambito, proprio in ragione del fatto che viene realizzato presso quella che è la struttura, quella che è appunto una location particolare che è la Villa Comunale, da un rapporto sinergico tra diverse istituzioni, in primo luogo ovviamente l'amministrazione comunale di Palmi che ha fortemente voluto questa iniziativa, il Consiglio dell'Ordine che ha collaborato già l'anno scorso alla realizzazione di questo obiettivo e a quale si aggiunge quest'anno il Rotary di Gioia Tauro. Per quanto attiene a quello che sono i premiati, sono particolarmente importanti i premiati di questa seconda edizione, nel senso che abbiamo il tenente colonnello Filomeni, il dottor Carlo Macri del Corriere della Sera, l'avvocato Cardone che è l'ex presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è stato membro del Consiglio Nazionale Forense, l'attore Alessio Pratticò, un premiato attore particolarmente importante, il dottor Rodolfo Ruperti, questore di Vibo Valentia, il professore Patti, la dottoressa Concettina Epifanio, che ovviamente noi ricordiamo con particolare affetto anche perché è stata fino a poco tempo fa presidente del Tribunale di Palmi ed è oggi invece presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. Per finire il professor avvocato Luigi Viola, un docente particolarmente importante proprio in ragione del fatto che si occupa di quelle che sono le nuove tecnologie applicate al diritto. Il tutto sarà ovviamente con degli intermezzi musicali del maestro Ruoppolo e l'esibizione vocale della giovane Silvia Ferraro. A moderare il tutto ovviamente sarà il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati.